Allora, una volta parlato di tintura e aver dato comunque alcuni cenni storici riguardanti il significato della barba, quello che ha assunto comunque il significato che ha assunto nei diversi secoli, oggi parleremo di forma. Già avevo anticipato qualcosa prima, al fatto che dovrete scegliere una forma che fa al caso vostro, perché ognuno è diverso, ci sono persone che hanno il viso ovale, alcuni che hanno il viso rettangolare, alcuni quadrato, quindi in base al vostro viso dovete scegliere una forma. Prima di Van Dyck non c'erano dei stili di barba veri e propri. Fu il primo a creare una vera e propria tendenza fino all'arrivo di Garibaldi e successivamente alle classi borghesi che erano presenti nel corso dell'Unità d'Italia. Solo in Inghilterra la moda della barba si era già sviluppata da un pezzo. Oggi possiamo dire che ci sono varie forme da poter scegliere e molte sono quelle che già esistevano in quegli anni. Per un viso quadrato sceglieremo una barba definita con linee nette e precise attorno agli zigomi. La barba resta corta sui lati e più lunga sul mento, valorizzando la linea squadrata della mascella. Possiamo scegliere una barba circolare, l'areale, il pizzo, il pizzetto. Per un viso rotondo invece è consigliabile la barba alla Van Dyck, alla Balbo, la corta definita, la barba ad ancora. Per un viso ovale si possono avere i baffi a tricheco, a ferro di cavallo, per quella rettangolare possiamo avere la barba con basettoni alla pistolero oppure una barba a sottogola. Una volta aver capito che tipo di barba possiamo portare sul volto, possiamo prendere in riferimento i vari tipi di barba che esistono e studiare il tipo di preparazione che occorre per quell'acconciatura. Lo stile della barba corta è uno dei più semplici che ci sia. Si può ottenere semplicemente lasciando crescere i peli del viso per alcuni giorni dopo la rasatura. Questo tipo di barba sembra molto corto, ecco perché il nome è anche conosciuta come una barba di 3 giorni ed è uno degli stili moderni preferiti da molti uomini. La barba media invece è un'altra delle barbe in stile semplice perché è caratterizzata solo dalla lunghezza dei peli del viso. Come suggerisce il nome, è una barba leggermente più lunga di quella corta, mentre una barba corta necessita di 2 o 3 giorni per crescere. La media ha bisogno di qualche giorno in più per ottenere la giusta lunghezza. Lo stile invece della barba lunga può diventare molto più difficile da mantenere rispetto alle sue controparti più corte. Questo tipo di barba è leggermente più lungo della barba media, deve misurare più di 5 cm per essere considerato come tale. La barba piena è considerata uno stile classico. Questo tipo di barba può essere difficile da raggiungere poiché non tutti gli uomini hanno la capacità di far crescere i peli sul viso. Come indica il nome, la barba intera è caratterizzata da peli su quasi tutto il viso, dalle guance, dal mento al collo fino al labbro superiore. In questo tipo di barba è necessario prendersi cura della scollatura, è giusto in questa parte in cui ogni persona darà il suo tocco personale. La ducktail è una barba piena che viene ulteriormente rifinita e che funziona meglio su specifiche forme del viso. Ha lo svantaggio di dover essere rifinita con precisione molto regolarmente. Servono inoltre tanti strumenti, un rasoio, una regola barba e delle forbici. Poi abbiamo il French Fork, e tra i tipi di barba è indubbiamente uno dei più particolari. In pratica si tratta dello stile ducktail, la quale punta viene divisa in 2 parti ben distinte. Brad Pitt ne fece sfoggio per un periodo di tempo. Poi abbiamo la barba d'anatra. Lo stile della barba a coda di rondine è un'altra versione della barba piena. Come nel caso della barba forchetta francese, il suo nome lo prende dal suo aspetto. Quando guardi questa barba, puoi facilmente vedere come la parte inferiore, dove il mento è più pronunciata, assomiglia a una coda di anatra. Molti uomini considerano questo stile una combinazione perfetta tra la caratteristica selvaggia di avere la barba e la raffinatezza di un look curato.
La barba circolare invece è uno stile ideale per quegli uomini che vogliono avere un aspetto ordinato, mentre una barba intera o lunga può sembrare selvaggia, troppo ruvida o incurante per alcuni uomini, la barba circolare permette di continuare ad avere i peli sul viso ma con un aspetto più pulito. Il nome di questa barba deriva dalla sua forma. Il pizzetto è uno stile che viene indossato sul mento e non dovrebbe mai connettersi con i baffi, quindi questo dovrebbe essere rasato. È un aspetto informale spesso utilizzato dai fan del rock. Il pizzetto allungato è anche conosciuto come la barba di Hollywood. Questo stile è una combinazione di pizzetto e baffi. È possibile creare più varianti di questo stile semplicemente regolando le forme e gli angoli dell'estensione dei capelli. Apparentemente questo tipo di barba sembra un baffo collegato con la barba ma senza i baffi. Poi abbiamo la barba imperiale. Questo stile è l'ideale per quegli uomini che vogliono davvero fare un'impressione con i loro peli sul viso. L'imperiale non è essenzialmente una barba, ma piuttosto un lungo baffo che si estende sul viso. Può essere accompagnato da un pomello sottile, con una forma allungata e appuntita, ma non è obbligatorio. Questo stile divenne famoso in Francia durante il Secondo Impero, 1852-1870. Fu lì che prese il nome di imperiale, invece del vecchio royal. La spiegazione della barba Van Dyck è semplice, è un pizzetto combinato con i baffi. Stando così le cose, questa è anche una variante del pizzetto allungato. Si chiama Van Dyck perché era lo stile usato dal pittore fiammingo Anthony Van Dyck, tuttavia negli ultimi anni ha sperimentato una rinnovata popolarità. Portare una barba in questo modo significa avere il resto delle guance completamente liscio e privo di peli sul viso. Per questo tipo di barba, per guardare meglio, deve essere molto definito. Pertanto, chiunque scelga questo stile dovrebbe prestare attenzione alla forma della barba sul mento per assicurarsi che le linee rimangano chiare nel tempo. Poi abbiamo la barba di ancoraggio. Com'è da immaginare, questo tipo di barba deve il suo nome all'ancora nautica e quindi la forma generale di questo deve sembrarne una. Poi c'è la barba balbo. Questo tipo di barba ha anche diversi varianti, ma la principale è quella di indossare il mento ricoperto combinato con un lungo baffo che deve essere disconnesso da esso. I baffi possono arricciarsi o no, poiché dipende dal gusto della persona. Questo stile di barba è l'ideale per coloro che hanno una personalità leggermente eccentrica. Poi ci sono le braciole di agnello barba. Questo stile di barba, noto come costolette d'agnello, non è altro che l'aspetto che combina, indossando comunque basette più lunghe che si estendono agli angoli della bocca e ancora più in basso. Pertanto per ottenere questo aspetto gli uomini dovrebbero lasciare che i baffi crescano liberamente, ma l'area del mento dovrebbe essere rasata. La barba Verdi è un tipo di barba fondamentalmente lunga ma stilizzata. Dovrebbe essere corto e arrotondato nella parte inferiore e non dovrebbe avere una lunghezza superiore a 10 cm quando misurato dal labbro. La barba Garibaldi invece è uno stile ideale per gli uomini che cercano uno stile leggermente spettinato. È come una barba da hipster, ma non ha la tendenza a essere troppo lunga. Lo stile Garibaldi, infatti, non dovrebbe essere più lunga di 20 cm. I baffi dovrebbero essere tenuti puliti, ma la barba può essere lasciata crescere in modo naturale. La barba olandese è uno stile classico della vecchia scuola. È una barba voluminosa e lunga che si collega da un lato all'altro. Questo aspetto è simile a quello utilizzato dagli Amish, ma la sua caratteristica principale è che è una barba che non ha i baffi. La barba Bandles, questo è uno stile di barba abbastanza recente, come è stato reso popolare da un uomo che praticamente ha creato l'industria dei baffi e dei prodotti per la cura della barba con la sua azienda, Beard Brand. Questo è Eric Brandholz, che è il fondatore dell'ormai famosa marca di prodotti. E per oggi è tutto, vi do appuntamento al prossimo video.